Prima di parlare della partita, io ricomincio dalle parole finali di Antonio Conte, perché ha parlato di te, di voi, della squadra, ha detto che siete ragazzi eccezionali per la voglia e la determinazione, sa la fatica che state facendo ed è orgoglioso di voi. Vuoi rispondere? Cioè, è bello sentire questa cosa dal mister. E quello è importante, che c'è la voglia, c'è il lavoro, la determinazione, ma comunque su tanti aspetti possiamo ancora fare tanta strada e cercheremo di farlo. Ecco, allora, venendo alla partita di stasera, dove si poteva fare qualcosa in più secondo te? Secondo me nel nostro possesso palla, che forse abbiamo... ogni tanto abbiamo gestito bene la palla, ma ogni tanto l'abbiamo forzato e abbiamo pagato perché loro hanno fatto due gol dal nostro possesso palla, dove l'abbiamo perso in mezzo e quando hai la palla e lo perdi in mezzo, cioè siamo aperti e loro hanno sfruttato bene, purtroppo. Quindi cioè, come dicevo, c'è ancora strada da fare. Domande da studio? Io a Stefan volevo solo segnare una statistica. Stefan, negli ultimi, dal 2016-2017, quindi negli ultimi quattro anni, solo Sergio Ramos ha segnato più di te come difensori nei top 5 campionati europei, quindi complimenti. Mi spiace perché non vedo un sorriso sul tuo volto, ci può stare, però vi ricordo anche che siete e siamo ufficialmente in Champions League dopo questa partita, Stefan. Sì, è una... statistica, cioè non ci guardo, io cerco di aiutare la squadra dove posso e sono contento di aver potuto farlo con un gol oggi, ma comunque mi dispiace per il risultato, perché siamo venuti qua per vincere la partita e non siamo riusciti, e questo, per questo ci rimaniamo male. Max? Sì, ciao Stefan. In complimenti per il gol innanzitutto, e poi volevo chiederti una cosa da difensore a difensore: quanto è frustrante non subire un tiro in gol, un tiro in porta per tutto il primo tempo e alla prima azione che fa la squadra avversaria subire gol? È una cosa difficile, perché è chiaro che avete concesso veramente poco, soprattutto nella prima parte di gara alla Roma e anche nella seconda, e vi siete ritrovati poi sotto di due gol. Sì, certo che fa male, che ci dispiace tutta la squadra, ma soprattutto noi difensori e i portieri, perché, cioè, come dicevi tu e come dicevo io prima, che abbiamo pagato i nostri errori ultimamente, cioè paghiamo tanto i nostri errori, e quello ci dispiace. Milan, anche a detta del mister, questa è stata una partita molto equilibrata, quasi una partita a scacchi. Ecco, secondo te cosa è mancato? Dove potevate fare magari qualcosa di più? Sì, hai detto giustamente, oggi siamo venuti qua, volevamo prendere questi tre punti, purtroppo non siamo riusciti. Sicuramente potevamo fare meglio, forse dal punto di vista più pazienza, girare la palla e far correre i nostri avversari di più, però poi abbiamo fatto gol all'ultimo minuto, abbiamo salvato un punto e adesso bisogna recuperare più veloce possibile e guardare davanti. Domande da studio? Sì, io a Milan volevo chiedergli quanto riconosci in questa squadra una crescita rispetto agli anni scorsi, Milan, perché probabilmente partite del genere, per come si mettevano in passato, le avremmo perse, me ne vengono in mente tante, invece comunque oggi usciamo con un punto che alla fine è importante nel complesso generale della nostra classifica. Sì, questa squadra cresce, posso dire, no, dopo in ogni allenamento stiamo lavorando, stiamo migliorando, si vede anche in questo punto di vista che siamo in Champions con quattro giornate in anticipo, però i nostri obiettivi c'erano diversi, e adesso mancano ancora quattro partite, bisogna sempre lavorare e sempre cercare di dare massimo e vincere più partite possibile. Max? Ciao Milan. Siete comunque la miglior difesa del campionato, comunque tra le prime difese del campionato, subite pochissimi tiri in porta, perché abbiamo guardato le statistiche prima della gara e siete la squadra che subisce meno tiri in porta. Nonostante tutto ci sono ancora delle cose da aggiustare, secondo te dove potete migliorare ancora
per evitare agli avversari ovviamente di segnare? Sicuramente sì, come hai detto tu, che forse subiamo pochi tiri in porta, però sono sempre, quasi sempre ci fanno gol, e questo secondo me bisogna cercare di migliorarsi. Sono tanti errori individuali che li paghiamo, come mi sa che anche mister ha detto l'altra volta, quindi bisogna cercare di migliorarsi anche in questo punto di vista. Milan, io volevo chiederti questo, se sei d'accordo con quello che ha detto il mister poco fa, cioè che state imparando a giocare partite come questa con una pressione diversa rispetto al passato. Sì, sì, secondo me sì, tutte queste partite ci fanno imparare, il mister ci dice cosa dobbiamo fare e noi cerchiamo a farlo massimo possibile, poi a volte riusciamo a farlo meglio, a volte no, però è importante sempre dare massimo e andare davanti.